Ercoli il momento dell'ingresso del Fercolo con il simulacro di San Nicolò Politi sul sagrato della chiesa nella piazza dedicata al patrono di Adrano. Dopo le celebrazioni eucaristiche, questa mattina si è snodata una processione che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e devoti, grandi e piccoli, che hanno reso omaggio al santo eremita. Spero che questa grande celebrazione dei 900 anni dalla nascita siano un punto di riferimento per la vita spirituale, umana, civile della nostra comunità. E il fatto che adesso ci sono i bambini, questo momento sta diventando sempre più importante e quindi dal punto di vista educativo ci fa ben sperare e mobilita anche tutte le nostre energie spirituali, culturali. Spero che anche la realtà civile, culturale di Adrano possa prenderne atto e valorizzare, come di fatto è accaduto in questi ultimi mesi anche da parte di alcune scuole, valorizzando la vita del santo e quindi i valori che egli propone alla nostra esistenza. La processione del Fercolo, trainato dai fedeli mediante delle funi, ha percorso le vie Firenze, Piazza Genova, De Felice, Corso Garibaldi, Piazza Umberto, per poi fare ingresso in Chiesa Madre. La processione è stata accompagnata dalla musica eseguita dalla banda. Il messaggio che San Nicolò a tutti gli adraniti, ma anche gli arcaresi, vuole comunicare al nostro cuore è quello di saper cercare sempre la perla preziosa, come l'ha trovato lui, scoprendo che era chiamato per una vita di preghiera, di sacrificio, di penitenza. Il messaggio che il nostro concittadino dà oggi a questo mondo imbevuto di edonismo, di materialismo, di relativismo, dice a tutti noi: dobbiamo trovare nella radice di un amore di Dio vero, di un amore di Dio profondo, trovare le ragioni della nostra vita, perché solo così noi possiamo realizzare tutta la nostra vita, le nostre famiglie, e Adrano può risorgere se tutti guardiamo con amore al messaggio, cioè alla vita che il nostro concittadino, pur vivendo negli agi, ha voluto seguire nella penitenza di Gesù. Ciascuno, secondo la propria vocazione, questo è un insegnamento, deve dimostrare che sia nel lavoro, nella famiglia, dovunque siamo chiamati ad agire, dobbiamo incarnare questo amore divino, il solo che sostanzia la nostra vita e riempie di gioia e di pienezza tutti i nostri cari adraniti.